Ciao a tutti amici di Formula 1 in generale, benvenuti in questo nuovissimo video. Il weekend canadese si sta avvicinando con non poche novità. In questo video vedremo come la Ferrari potrebbe approcciare questo weekend e poi parleremo della direttiva FIA, che è l'argomento più scottante. Allora, parlando appunto della Ferrari, Leclerc ha rilasciato ultimamente con delle interviste affermando che crede ancora nel titolo, che ancora non è finita. Che Ferrari gli ha dato una macchina abbastanza competitiva e quindi comunque questo dimostra una mentalità forte, lui ci crede e per lui ancora non è finita e questo comunque è molto importante. Pare che Sainz abbia un po' si sia un po' allontanato dall'idea del mondiale, visto i punti e visto che non trova ancora un feedback particolarmente buono con la monoposto e quindi non so se vedremo se verrà appunto se il suo scopo operativo sarà quello di fare il gregario o meno. Questo ancora noi non lo sappiamo. Diciamo che un po' è trapelato questo da parte di Sainz. Ferrari che rischia una penalità di 10 posizioni, quindi al netto di una pole di Leclerc partirà decimo per via appunto del turbo, ma questo ancora non è sicuro, è da vedere. Sarà una gara difficile, come tutte, gara stop and go come circuito, conta molto la frenata, conta molto la trazione, poi vabbè c'è il settore dei rettilinei. Però adesso parliamo della direttiva FIA, direttiva FIA, la quale essa stessa ci tiene a specificare che deriva da un consulto medico, quindi gente chiaramente del settore, e questa in sintesi un po' la sintesi del comunicato. Osservazione dettagliata del pattino sotto la monoposto, che è lo Skype, mi pare che si chiamasse. Poi verrà definita una misura basata sull'oscillazione del corpo vettura che dovrà avere un limite quantitativo. Il discorso qual è? Che la modellizzazione matematica di tale fenomeno ancora la FIA non la sa, non c'è la formula, nel senso che stanno lavorando a questa modellizzazione matematica che darà un numero e quel numero deve essere quello che verrà appunto imposto ai team. E adesso lì parliamo di imposizione. Poi ci sarà un meeting tecnico tra i vari direttori tecnici delle scuderie. E nuovamente la FIA è tenuta a ribadire che tutto ciò è stato fatto per motivi medico-sanitari, visto che loro stessi hanno aperto un dossier. Già Twitter è impazzito. Mercedes crying, FIA risponde. Questo aiuterà la Red Bull. C'è chi dice che aiuterà la Ferrari, anzi, c'è chi dice che la Ferrari verrà penalizzata. Diciamo che si sta dicendo un po' di tutto. Però io avanzerei delle ipotesi al riguardo, nel senso, se la FIA dovesse imporre delle altezze da terra per limitare questo fantomatico numero, potrebbero cambiare i valori in gioco, ma è pur vero che grazie ai ragazzi di tecnica, dello staff tecnico di Formula 1 in generale, alla quale vi invito a leggere il loro articolo sul porpoising, l'altezza da terra è un qualcosa che può tamponare, sì, ma non è la soluzione. Il porpoising è un qualcosa di particolarmente complesso, non è un qualcosa prettamente aerodinamico, non è un qualcosa che al 100% aerodinamico, pertanto, pertanto è particolarmente difficile vederlo in galleria, anche perché mi hanno fatto l'esempio che non poteva, che i team non possono simulare i vari bump dell'asfalto sui rulli. Quindi diciamo che è un qualcosa di particolarmente complicato. Sull'inerter è un qualcosa che sì, potrebbe aiutare, ma non si sa finché non si mette in pista una macchina con l'inerter, perché poi alla fine è la pista quella che comanda. Quindi la soluzione attualmente è molto difficile. Sono state anche avanzate delle ipotesi sul perché Red Bull è l'unico team che non ne soffre, oltre al fatto che Adrian Newey ha fatto una tesi sulle vetture a effetto suolo. Se non sbaglio, la tesi è possibile leggerla cercando su Google.
Che dire? Sono state avanzate appunto delle ipotesi. C'è chi dice, ovviamente queste sono ipotesi, lo ripeto, c'è chi dice che Red Bull abbia una sospensione posteriore con una geometria particolare e con cui dentro abbia un fluido non newtoniano. Questo era qualcosa di più accreditato, che si è sentito. E un'altra, sempre un'ipotesi, è che il lavoro che fanno i braccetti della sospensione anteriore, anziché oscillare su un asse perpendicolare all'asfalto, oscilli su un altro asse, che poi tramite camber, tramite setup, si riesce appunto a copiare l'asfalto. Queste sono ipotesi che mi sono state dette, non c'è nulla di confermato. E ci tengo appunto a specificarlo. In tal caso, complimenti alla Red Bull perché ha fatto una macchina eccezionale. Bisogna essere sportivi. La Red Bull ha lottato per tutto il 2021 per il mondiale ed è competitiva se non vincente nel 2022. La Mercedes invece è capitombolata. La Mercedes, che più ha pressato per questo intervento della FIA, probabilmente mirava alla reintroduzione dell'inerter, che però ancora non se ne parla di tale introduzione. Quindi verrà reintrodotto nel 2023? Verrà reintrodotto in corsa? Certo, qualora dovesse essere reintrodotto in corsa e tamponare, se non risolvere per alcuni, potrebbe effettivamente cambiare il valore della Mercedes o degli altri team o della Ferrari e magari la Red Bull potrebbe rimanere penalizzata. Non lo sapremo. È tutto da vedere, bisogna mettere le macchine in pista. Fatto sta che quando si parla di interventi in corsa, di direttive tecniche, eccetera, eccetera, c'è qualcuno che gode e qualcun altro che naturalmente, tra virgolette, piange. Ma è normale, perché significa cambiare le regole in corso, cambiare determinate cose e può succedere questo. È un qualcosa di plausibile e prevedibile. Comunque, io vi saluto, ci vediamo per il video post qualifiche del Gran Premio canadese e al prossimo video.